Gloria al Signore. Apriamo le nostre Bibbie nel libro del profeta Isaia capitolo 7. Profeta Isaia capitolo 7, leggiamo dal verso 10. Gloria al Signore. feta Isaia capitolo 7 dal verso 10 Dio ci benedica il Signore parlò di nuovo ad Acaz e gli disse: Chiedi un segno al Signore, al tuo Dio, chiedilo giù nei luoghi sottoterra o nei luoghi eccelsi. Acaz rispose: Non chiederò nulla non tenterò il signore Isaia disse Ora o ascoltate o casa di Davide e forse poca cosa per voi lo stancare gli uomini che volete stancare anche il mio dio perciò il signore stesso vi darà un segno ecco la giovane concepirà partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele. Egli mangerà panna e miele finché sappia rigettare il male e scegliere il bene. Ma prima che il bambino sappia rigettare il male e scegliere il bene, il paese del quale tu temi i due re sarà devastato. Amen vogliamo eh, chinarli i nostri capi ti ringraziamo Signore per la tua parola e chiediamo ancora una volta la tua unzione la tua guida parlaci Signore fa che questa parola operi in noi potentemente trasformando anche le nostre menti i nostri cuori chiediamo nel nome di Gesù tuo figliuolo il benedetto in eterno Amen. Amen. accomodatevi è veramente strano e particolare di come l'uomo a volte si comporta nei confronti di Dio. È particolare come l'uomo si atteggi o assuma un atteggiamento di fronte al Signore. Qui abbiamo la figura di questo re, Akaz figlio di Uzia, sappiamo che Uzia fu tutto sommato un buon re, anche se diciamo sì, la, la conclusione della sua storia certamente non è molto positiva perché fu lebroso, eh? si ammalò di lebre in quanto egli ebbe l'ardire di porsi al posto del sacerdote nell'offrire a Dio il sacrificio. E per questo motivo fu colpito dalla lebbra. Ma la Bibbia ci parla, ci dice che fu un buon re, che tolse via gli altari, gli idoli, e cercò il Signore, cercò la faccia di Dio. Suo figlio Agaz iniziò a regnare che aveva vent'anni. E la scrittura sottolinea che purtroppo egli non fece ciò che è giusto agli occhi di Dio, agli occhi. Del Signore e suo Dio, come aveva fatto Davide, il loro progenitore, suo padre. Ma seguì un cattivo esempio, seguì l'esempio dei re di Israele, addirittura eh, fece qualcosa anche di abominevole: egli praticò un'usanza veramente abominevole agli occhi di Dio, fece passare per il fuoco persino suo figlio. Seguendo le pratiche abominevoli delle genti che il Signore aveva cacciate davanti ai figli di Israele, offriva sacrifici e incenso sugli alti luoghi, sulle colline e sotto ogni albero verdeggiante, accadde che il re di Siria, Resin, si alleò con Remalia, re di Israele. Eh, e vediamo, gli fecero guerra, gli mossero guerra per eh, attaccarlo. La cosa incredibile eh, è che il Signore gli va in aiuto, il Signore lo soccorre, il Signore interviene in suo favore. Perché se noi leggiamo proprio l'inizio del capitolo 7, scopriamo come eh, Dio. Eh, li parla tramite il profeta Isaia dicendo va incontro ad Agaz tu con Ser Yasub tuo figlio verso l'estremità dell'acquedotto della vasca superiore sulla strada del campo del lavandaio e quindi vediamo che egli era fermo lì e probabilmente eh, dalle parole del profeta scopriamo che egli era in stato di grande agitazione di grande preoccupazione perché chiaramente questi due re, questi due eserciti che si erano coalizzati contro di lui erano molto più forti e numerosi appunto eh, di lui ed egli era molto preoccupato e Dio gli manda, il profeta, gli manda appunto la sua parola con questi termini guarda di startene calmo e tranquillo non temere e non ti si avvilisca il cuore a causa di questi due avanzi di tizzoni fumanti, a causa dell'ira furente di Resin e della Siria e del figlio di Remalia. Siccome la Siria, Efraim e il figlio di Remalia meditano del male a tuo danno, essi dicono: saliamo contro Giuda. Terrorizziamolo, apriamo una breccia e proclamiamo re in mezzo a esso il figlio di Tabel. Non sappiamo chi fosse con precisione, però c'era questo, questo piano: eh? questo piano di abbattere Acaz. Così dice il Signore Dio: questo non avrà effetto, non succederà perché Damasco è la capitale della Siria e Rizin è il, capi, è il capo di Damasco e in 65 anni Efraim sarà affiaccato al punto che non sarà più popolo Samalia, Samaria è la capitale di Efraim e il figlio di Remalia è il capo di Samaria e poi aggiunge se voi non avete fede certo non potrete sussistere se poi leggiamo nel secondo libro del re scopriamo come il re Agath ebbe la vittoria. Dio appunto mantenne la sua parola. Però è incredibile questo uomo che lì a Damasco vede un altare dedicato a un Dio, prende quell'altare, ne riproduce il modello eh, uguale e lo, lo fa rifare pari pari quell'altare dedicato a quel Dio nel Tempio di Dio. Porta quell'altare e lo mette insieme all'altare di Dio, eh? insieme. E ordina il sacerdote di offrire sacrifici anche su quell'altare. E qui scopriamo ancora qualcos'altro, che Dio continua a parlare. Il Signore parlò di nuovo. E noi ringraziamo il Signore questa sera. Perché abbiamo un Signore che parla sempre, parla di nuovo. Abbiamo un Signore che dà sempre occasioni. Egli parla una volta, due volte, dice scrittura. Il problema non è in Dio che non parla, che non avvisa, che non avverte, che non fa conoscere la Sua, la sua parola, la verità. È l'uomo, dice, che non ci bada. Ma qui, oltre al fatto che questo Re non dette peso alla parola di Dio, anche se quella parola gli andò incontro lo aiutò, lo trovò in un momento di grande agitazione. Quando Dio gli parla, la prima volta lo trova agitato, lo trova preoccupato, lo trova eh, inquieto. E quella parola ha lo scopo di calmarlo, ha lo scopo di eh, tranquillizzarlo. Dice, eh, guarda di startene calmo, perché quello che hanno meditato questi re non accadrà. Quella parola... E veramente aveva lo scopo di mettere pace nel suo cuore. E Dio poi mantiene la sua parola. E ancora Dio parla ancora, eh, gli rinnova la sua parola. E, e questa volta la parola, mentre prima era una parola che voleva produrre calma, eh, fiducia, eh, voleva tranquillizzare il suo cuore, adesso è una parola che rivolge un invito. Dio parla ancora, adesso è l'invito, l'invito di chiedere, chiedi un segno al Signore. Quindi una opportunità per questo re di poter aprire il suo cuore, chiedere un segno, un segno Dio voleva appunto dimostrargli che egli era il suo Dio se lui l'avesse voluto. Gli parla la prima volta, ha, ha lo scopo di produrre pace nel suo cuore, gli lo rassicura che quello che ha meditato il nemico non accadrà, ma quella parola avrà effetto se egli ha fede. Se voi non avete fede, certo non potete sussistere, occorreva raccogliere con fede quella parola, occorreva riceverla con fiducia. Probabilmente lo fa. O in quel momento di bisogno, vediamo il suo cuore viene raggiunto da quella parola e lui l'afferra. Dio che è fedele alla sua parola interviene, libera questo re. Ma vediamo che purtroppo il suo cuore, essendo un cuore caparbio, un cuore ostinato, vediamo che quella parola che eh, ha prodotto in lui quella fiducia nella liberazione di Dio, però non ha permesso a quella parola di cambiare il suo cuore. Perché? Oh, notando, vedendo quell'altare, gli è piaciuto. Eh? Benché fosse dedicato a un Dio straniero, noi sappiamo che Dio, quando ordinò che si costruisse prima il tabernacolo e poi il tempio, eh, Dio dette anche le misure, le forme di tutti gli arredi, perché attraverso quelle figure, quelle, quelle misure, eh, quelle forme di quegli arredi, parliamo dell'altare, parliamo della conca di rame. Parliamo del candelabro, parliamo della, della tavola della presentazione, e poi il, il luogo santo, il luogo santissimo, l'altare dei profumi. Tutto questo che Dio disse a Mosè, e poi vediamo che viene riprodotto questo nel Tempio, doveva essere fatto secondo un modello ben preciso il modello che Dio mostrò a Mosè sul monte, perché quel modello rappresentava quello che poi sarebbe stata la realtà delle, delle cose, la realtà spirituale, Cristo Gesù, l'opera della grazia, ecco perché nessuno poteva modificare quelle forme, nessuno poteva alterare eh, quelle misure, occorreva attenersi in modo scrupoloso veramente a quello che Dio aveva predisposto. Ma vediamo che questo re fa di testa sua. Eh? Dio gli ha parlato, nel momento del bisogno quella parola l'ha raggiunto, sicuramente ha prodotto in lui quella fiducia che Dio lo avrebbe aiutato, però vediamo che il suo cuore rimane chiuso, rimane ostinato, rimane un cuore ribelle, e al punto che egli persevera in quel suo traviamento, egli continua, vediamo, in qualche modo a stancare Dio. Meno male che Dio non si stanca. Amen. Certamente Dio non è che eh, permette no, che l'uomo lo sfidi continuamente. Poi sappiamo che poi il Signore interviene. Infatti, Agas non farà una bella fine. Eh? Eh, Agas purtroppo avendo sprecato tutte le occasioni che Dio gli ha offerto, dopodiché eh, arriva il giudizio. Ma Dio, ripeto, parla una volta, due volte. Quella parola non soltanto ha lo scopo di rispondere al bisogno del momento, e forse ti trovi in momento di bisogno, forse anche tu questa sera, come questo re, hai il cuore agitato, preoccupato per qualche necessità, per qualche situazione, ma e se Dio ti sta parlando e forse trovi in questa parola una consolazione, forse in questa parola tu trovi, eh, diciamo sì, quella risposta alla tua agitazione, e questa parola ti ricorda, ti fa sapere che Dio è pronto a liberarti. Se tu hai fede in Lui, se tu riponi la tua fiducia in Lui, nella sua parola, Dio è pronto a liberare. Dio è pronto a mettere a largo, Dio è pronto a rispondere a quanti lo invocano, lo cercano. Però non, fa, non fare come questo re. Non facciamo come questo Re, lasciamo che la parola di Dio non soltanto risponda al nostro bisogno, ma soprattutto cambi e modifichi la nostra vita. E se per eh, essere liberati dobbiamo avere fiducia nella parola di Dio, per essere cambiati dobbiamo sottometterci alla parola di Dio. Dobbiamo accettarla, dobbiamo farla nostra, dobbiamo riconoscere che è una parola per noi. Questo Re purtroppo vediamo che non, non, non agisce in questo modo. Dio gli parla, quella parola lo rassicura, ma gli rimane con quel cuore chiuso, caparbi, al punto che continua a perseverare nei suoi errori, nella sua apostasia, possiamo dire, al punto che... E copia un altare che ha visto in un tempio pagano, in qualche modo qui abbiamo l'idea eh, che a volte alcuni possono avere, eh, sì questa è la volontà di Dio, ma accanto a questa ci metto la mia visione, la mia idea, il mio pensiero, sì Dio parla così, quella parola mi, mi va bene quando è una parola che mi consola, che mi aiuta, che mi ristora, che mi dà fiducia. Però poi io ho la mia idea, c ho il mio pensiero, c ho il mio modello di adorazione a Dio. Amen. C ho il mio modello di consagrazione al Signore. E quindi vediamo che si persevera in quell'atteggiamento. Ma Dio parla ancora. Dio parlò di nuovo. E questa volta... Vediamo che invita questo re a chiedere, chiedi un segno, perché Dio vuole mostrargli, Dio vuole appunto eh, fargli comprendere che Egli è il vero Dio. Infatti, notate qui le parole che vengono espresse dal profeta, chiedi un segno al Signore, al tuo Dio. E qui vediamo che questa volta questo re che non ha bisogno adesso di consolazione non ha bisogno che qualcuno lo rassicuri, eh, che in quella battaglia egli ha la vittoria, non ha, adesso egli è stato liberato, il momento difficile è passato e la situazione di particolare è ormai alle spalle e quindi vediamo adesso il suo cuore ha un altro atteggiamento di fronte alla parola di Dio, un atteggiamento quasi di sfida, di disprezzo. Ho un atteggiamento che manifesta il vero sentimento del suo cuore. Io non chiederò nulla, non tenterò al Signore. Perché? Perché fondamentalmente lui capisce che se chiede, se si, si dispone, se chiede al Signore che Egli proprio gli dia quella conferma che Lui è il Dio, che Lui è il, vero, lui è il suo Dio. E questo certamente poi lo faceva sentire in qualche modo poi responsabile, doveva poi a quel punto eh, decidersi da quale parte doveva stare. E quindi dice no, no, io voglio restare in, questo, in questa ambiguità. Eh? Voglio stare un po' qui e un po' là. Voglio stare un po' in mezzo. Non chiederò nulla al Signore. Non mi esporrò. Non mi esporrò. Perché fratelli e sorelle, la parola di Dio non soltanto vuole rassicurare i nostri cuori, vuole consolarci, ma la parola di Dio poi, in qualche modo, quando Dio parla, ci chiama a esporci, ci chiama in qualche modo a prendere posizione, ci chiama in qualche modo a fare una scelta e le scelte poi Dio vuole che siano poi chiare, nette e definitive. Questa sera eh, Dio parla ancora. A me. Dio parla ancora, Dio forse ha parlato al tuo cuore in qualche circostanza e tu hai visto come quella parola ha, ha risposto al tuo bisogno. O oh, però sei rimasto forse nella tua posizione, nella tua idea, nei tuoi pensieri, non hai permesso a quella parola di penetrare ancora più in profondità in modo che cambiasse anche, eh, anche la, la, la tua visione delle cose. Allora Dio parla ancora e quando parla ancora, Dio però adesso la sua parola eh, non, non, non risponde a un bisogno più specifico, eh, ma ci chiama a fare delle scelte, ci chiama a prendere posizione, a esporci. E qui vediamo quest'uomo che invece rimane la sua eh, testardaggine: no, no, io non chiederò nulla, non tenterò, come dire, non metterò alla prova il Signore. Il Signore che vuole darmi la prova, la conferma che Egli è Dio, che Egli è il Signore. Perché, fratelli e sorelle, quando Dio parla, Dio vuole dimostrarci che Egli è il Signore. Non soltanto vuole dimostrarcelo liberandoci, aiutandoci, sostenendoci, ma vuole dimostrarcelo proprio eh, con la verità, con la sua parola e che appunto ci chiama a prendere posizione, ci chiama appunto a esporci, a, prendere, a fare delle scelte nette e definitive. Non possiamo restare nell'ambiguità, e purtroppo quest'uomo invece rimane, vuole, pensa di restare in questo, in questo ambito, no? in questa ambiguità e, e il profeta poi risponde è forse poca cosa per voi stancare gli uomini che vuole stancare anche il mio dio perciò il signore stesso vi darà un segno dio comunque è fedele alla sua parola amen vedete fratelli e sorelle è l'uomo che non coglie l'opportunità è l'uomo che non coglie l'occasione che Dio offre, ma Dio parla. Dio parla e anche se l'uomo non apre il cuore, anche se l'uomo rimane chiuso nella sua posizione, anche se l'uomo rimane attaccato ai suoi pensieri che gli convengono, eh, anche se l'uomo cerca di, a volte di mettere insieme le cose di Dio con le cose proprio personale, cercare di farle combaciare, pensando che in qualche modo così Dio assecondi lo stesso e i suoi pensieri, e Dio comunque parla, quella parola poi diventa sempre più netta, sempre più chiara, ma Dio comunque è fedele alla sua parola, Dio dà corso alla sua parola. Eh, tu non chiedi un segno, ma il segno verrà dato. E a quel punto il segno che Dio dà chiama poi a fare una scelta. Eh? Perché Cristo Gesù, la parola fatta carne, è quel segno che chiama questa sera me e te a prendere una posizione chiara nella nostra vita spirituale. Amen. Quella parola che è fatta carne, Cristo Gesù, il segno che Dio ha voluto dimostrare agli uomini che Egli è Dio. Amen? Perché Gesù è venuto e ha dimostrato e ha mostrato Dio eh, agli uomini. Gesù disse un giorno chi ha visto me ha visto il Padre. Oh, anche se l'uomo cerca di eh, evitare eh, il segno di Dio, cercando in qualche modo di rimanere molte volte in una posizione di ambiguità. Ma Dio comunque manda la sua parola, l'ha mandata, soprattutto l'ha mandata attraverso il suo figlio Cristo Gesù, dice l'Apostolo Paolo. Dio, che nei tempi passati ha usato pazienza verso i peccati degli uomini, ma in questi ultimi tempi, Egli ha parlato tramite i profeti, tramite appunto eh, uomini che, che egli ha mandato, ma in questi ultimi tempi ha parlato mediante il suo figliuolo. Gloria al Signore. Dio parla ancora mediante il suo figliuolo. Questo segno che Dio appunto ha dato agli uomini che non è venuto meno. Il segno, il segno di Giona, il segno del, eh, di Cristo Gesù che è morto ed è risorto. Questo segno dav davanti al quale bisogna prendere posizione. Oh, una posizione chiara, netta e definitiva. Oh, vediamo purtroppo questo re rimarrà nella sua posizione eh, di eh, peccato e di ostinatezza e non coglierà le cose che Dio appunto gli ha offerto. Vogliamo questa sera dire, Signore, aiutami invece a fare, mi, a fare mia la tua parola. Ah, aiutami a far che questa parola possa davvero penetrare nel mio cuore eh, affinché... Anche nella mia vita ci sia questo segno, perché la parola di Dio è una parola che consola, che libera. La parola di Dio è una parola che ci chiama, a, che ci invita a prendere posizione. La parola di Dio è quella che poi lascia il segno, che marchia, Amen? che pone il sugello, e questo sugello. Quanti, in quanti aprono il cuore, si sottomento, è Cristo Gesù. Io spero che questa sera ci sia qualcuno che voglia dire, Signore, fa che questo segno ci sia anche nella mia vita. O oh, accetto la tua parola. O oh, eh, non cercare soltanto la consolazione di Dio. Se ne hai bisogno, Dio ti parla ed egli vuole consolarti. Se anche tu ti trovi come questo re in un momento di difficoltà, un momento di ansietà, oh, lascia che questa parola, abbi fede in questa parola che Dio ti manda, che Dio ti fa sapere, apri il tuo cuore e vedrai come il Signore ti libererà, ti metterà a largo, perché Dio è un Dio fedele. Dio desidera essere il tuo Dio anche e quando Egli ti parla, Egli lo ribadisce, Egli vuole che sia il tuo Dio e ti invita a chiedere. Oh nel chiedere, oh quest'uomo aveva fatto un altare a, secondo la sua visione, ma Dio lo invita a chiedere a Lui, Dio lo invita a essere eh, il suo Dio questa sera non soltanto la parola di Dio ti vuole consolare, ti invita a credere affinché tu possa essere liberato, eh, possa essere tranquillizzato, possa il tuo cuore essere calmo, non, che non si avvilisca. Credi, abbi fiducia il Signore ti mette a largo. Ma questa sera, se il Signore ti parla e ti invita a fare una, una scelta, ti invita a prendere posizione, oh, apri il tuo cuore e di, e di Signore: Io voglio che tu sia il mio Dio non hai forse dei bisogni particolari, non hai delle necessità particolari, ma hai bisogno che il Signore sia il tuo Dio. Hai bisogno che il Signore veramente si manifesti nella tua vita, hai bisogno che il Signore veramente operi potentemente nel tuo cuore, ti cambi, ti trasformi. Amen, in modo che tu possa camminare poi nella verità non essere più nell'ambiguità, non cercare di trovare diciamo, soluzioni di compromesso, ma che tu possa davvero camminare un cammino secondo la volontà di Dio affinché Dio sia il tuo Dio, affinché ci possa essere un segno, eh? questo segno che comunque il Signore ha lasciato, che se tu non lo rifiuti comunque questo segno è per tutti coloro che lo cercano. Eh? Dio comunque ha mantenuto la Sua parola, è stato fedele alla Sua parola e quindi questo segno, questa parola che eh, poi marchia la nostra vita, suggella, eh? questa parola che ci parla di Cristo Gesù e quando apriamo il cuore a Cristo Gesù, quando accettiamo il segno che Dio stesso ha mostrato agli uomini, o oh, questa parola vediamo come. E opera potentemente i nostri cuori, non soltanto ci consola, ma ci trasforma, cambia la nostra vita, libera i nostri cuori da qualsiasi cosa, soprattutto dal peccato che così facilmente ci avvolge. Non saranno più i tuoi sforzi, i tuoi tentativi, ma è questa parola di Dio che ci libera, vero? Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ma questo avviene quando appunto noi accettiamo il segno di Dio, quando, eh, quando apriamo il cuore e invece di rigidirci sulle nostre posizioni, sul nostro, oh, sulle nostre cose, eh, apriamo, ci sottomettiamo, accettiamo la volontà di Dio e diciamo, Signore, sia fatto quello che tu vuoi nella mia vita. Dio, vediamo, opera potentemente mediante la Sua parola nei nostri cuori, e eh, eh, Cristo diventa vivente in ciascuno di noi. Amen. Qual è il tuo atteggiamento questa sera, il mio atteggiamento di fronte alla poesia di Dio? Intanto fede. E noi vediamo come Dio ci libera. Ma poi vogliamo anche avere un cuore aperto, che è disposto a sottomettersi, ad accettare. Vogliamo non fare come questo re che fu disprezzante. Eh? O in qualche modo non vuole cogliere l'opportunità che Dio gli stava offrendo in quella circostanza, che Dio diventasse il suo Dio. Ma vogliamo invece noi questa sera aprire il cuore e dire, Signore: Io voglio, voglio fare mia l'occasione che tu mi offri, voglio accettare l'invito che tu mi presenti, in modo che anche nella mia vita ci sia il segno, il segno che io ti appartengo, Cristo Gesù nella mia vita e che io sono tuo figliuolo per tutta l'eternità. Andiamoci in piedi. Gloria a te Gesù, grazie Signore. Molto dipende dall'atteggiamento che noi abbiamo di fronte alla parola di Dio. Gloria a te Signore. Alleluia, gloria a te Gesù. Alleluia, gloria, gloria a te Signore. Alleluia. Se c'è qualche cuore avvilito questa sera per qualche problema o ansietà o preoccupazione, apri il tuo cuore.